ma guarda che ora è. Non arriveremo mai con questo traffico. Oh, sta calma, Mirna, ci arriveremo. Fra l'altro aspettavo un'occasione per stare un po' solo con te. Semplicemente per chiederti un favore. Che tipo di favore? Qualcosa che rientra nelle tue specialità, qualcosa che soltanto a una donna di gusto come te posso chiedere. Se è una lusinga, ti avverto che dovrei mettercela tutta. Forse preferisci sentirti dire che sei l'unica donna al mondo a cui affiderei questo incarico, ti basta? Ah, sì, così va molto meglio, caro. Di che si tratta? Di passare dal mio ufficio più tardi per dare un'occhiata ad alcune idee che ho per il guardaroba di Sloan. Cosa? Sto dicendo sul serio. Vorrei che Sloan non sapesse dove passeremo la nostra luna di miele e le ho detto che mi sarei occupato di tutto. Quindi stavolta ho bisogno di un tuo consiglio. Il mio consiglio è di dire a Sloan dove andrete e far scegliere a lei il suo guardaroba. Per rovinare l'espressione di completa felicità che di sicuro illuminerà il suo viso quando lei scoprirà dove voglio portarla? No, di certo. D'accordo, lo farò, caro. Ma non credi che almeno a me dovresti dirlo dove state andando, così che possa scegliere le cose giuste? E darti l'occasione di informare tutte le agenzie di stampa di Washington? No, grazie. Dimentichi, Mirna, che ti conosco troppo bene. Oh. E ti dirò di più. Ti assicuro che la nostra luna di miele sarà una sorpresa dopo l'altra. Un'altalena fra emozioni, mistero e delizie. Tutto quello che mi serve da te è una scelta fra un assortimento vario di abiti. E non ti è mai venuto il sospetto che questo emozionante e romantico progetto di mantenerla all'oscuro è un modo come un altro per tenerla in pugno? Tenerla in pugno come, Mirna? Voglio solo farle una sorpresa, ecco tutto. Forse anche lei ha le sue idee in proposito. Sì, conoscendo Sloan sono sicuro che ne ha, certo. Appunto. E magari vuole decidere lei la sua luna di miele e scegliersi da sola il suo guardaroba. Non vedo come lei possa accettare queste sciocchezze, sinceramente. Non sono sciocchezze, Mirna. È romanticismo spinto ai più alti livelli. Tesoro, secondo me è la solita velata arroganza maschile spinta ai più alti livelli. Io non la sopporterei neanche un minuto. Ma non mi dire. No, e neanche Sloan dovrebbe. Non ne sarai gelosa per caso? Non essere ridicolo, caro. Ne sei sicura, Mirna? Non sei gelosa di questo splendido romanticismo dedicato a qualcun altro? Continua così, tesoro, e cerca qualcun altro per aiutarti a scegliere il corredo della sposa. Sai bene che la tradizione vuole che questo sia compito della madre e della sposa. Io sono soltanto la matrigna dello sposo. Te lo immagini il guardaroba che sceglierebbe Paola per Sloan? Grazie, ma non è il caso. Oh, perché no, tesoro? Potrebbe essere divertente.